Salve ragazzi, da Anthony Conca stiamo facendo un trailer su Sonic 2, Sonic 3 e Spyro 1. Allora, inizia! Dal primo episodio di Sonic 3 è possibile vedere che possiamo giocare il livello Sandopolis Zone parte 1 completandolo nello stesso modo e facendo il livello di Sandopolis battendo il boss senza perdere, cercando di raccogliere la maggior parte di anelli e monitor per cercare di proteggersi e poi fare il livello. Poi si parla di Sonic 2, altri tre episodi con 1000 stealth prover, la volpe a due code gialla. Come potete vedere c'è l'episodio Metropolis 1, 2 e 3, che l'avevamo messo pure nel precedente video, però poi col Metropolis ho battuto il boss. Poi c'è il Chemical Plant Zone parte 2, che non l'avevo messa e che mo successivamente l'ho messa, e anche il livello di Metropolis Schikes Zone, vabbè, quelle non le abbiamo messe. Abbiamo messo queste puntate qua. E poi si parla di Spyro 1, il drago. La prima parte di Spyro 1 è dove cosa faccio con il potere dell'invincibilità di riuscire a... il potere dell'invincibilità riesco ad aprire il portale di volo diurno, che si deve aprire saltando su delle pietre gialle, infatti ve lo fa vedere, saltando sulle pietre gialle e cercando di premere i tasti al momento giusto, e dopo camminiamo sull'acqua con il trucco del glitch. Invece abbiamo fatto altre specie di glitch nei circuiti, dove che cosa facciamo? Nei circuiti ovviamente cerchiamo di raggiungere le colline sopra con l'aiuto del salto automaticamente volando. Ci aiuterebbe nel praticamente modo, ci aiuterebbe a fare questi glitch che sono piuttosto complicati ma anche difficili per chi non li sa fare. E poi che altro? Niente, questi sono i video che faremo. Questo sarà l'ultimo trailer che farò su YouTube, perché non ne voglio fare più e non voglio fare più giochi e mi sono stancato sinceramente di parlare. Però se ci pensate, vi siete mai domandati quando si fanno i video sulla neve? Adesso la neve purtroppo non c'è più e purtroppo non si può fare il video, ma questa registrazione verrà messa sulla registrazione di YouTube e verrà fatto il commento sul video che abbiamo fatto. Ragazzi, volevo dire perché quando le cose sono difficili, però poi ricordatevi sempre quella promessa là, e non vi mettete a piangere se io dici a mammina che mammina io mi fai comprare il gioco e poi non lo so fare, perché non è colpa mia. Vedete, da chi dovete cacciare scuse? Non cercate giochi di merda di solito e cercate di fare cose più fantastiche, fantasiose nella vita. Però vi dovete preoccupare un poco, perché ultimamente questi glitch stanno diventando molto molto complicati. Veramente il glitch di Spyro 1. Infatti vedo dei gattini che stanno qui. Infatti se ne scappano, se ne è scappato, bastardo. Stanotte non mi ha fatto dormire, si è messo a biagolare come il cazzo e non mi ha fatto dormire. E si sono pure appiccicati tra l'altro. Non solo, si sono fatti miau miau, si sono appiccicati. E mi dà fastidio quando si appiccicano i gatti. I gatti non mi hanno fatto dormire, infatti si sta ancora appiccicando. Se ne è scappato, prima stavano due gatti in mezzo alla strada e si stavano appiccicando e stavano miagolando. E come al solito, non lo so perché questi gatti tendono a star lì sull'io di appiccicarsi, non lo so. Comunque, che cosa dicevamo per quanto riguarda il gioco? Non facetela troppo complicata, perché piuttosto non è complicata. Ogni sera cosa faccio? Mi faccio la pastina con la panna
e poi se non mi va la pastina la do al cane, la metto su questo muretto e la faccio mangiare al cane. Il cane se viene se la mangia, se no no. Quando ha fatto la neve la pastina l'avevo messa sul muretto, però è nevicato e c'è nevicato la neve sopra e il cane non se l'ha potuto mangiare, poi se l'ha mangiata dopo. Se non sono i gatti disgraziati, i gatti che si mangiano la roba degli altri, quello è più il gatto va per la pasta che il cane. Il cane potrebbe pure mangiarsela, però alcune volte sono pure questi disgraziati gatti che vanno girando in mezzo alla strada, che cosa fanno? Prendono e si mangiano la roba degli altri. Scusa, perché io quando mi faccio i tortellini con la panna, mi faccio la pastina con la panna, cioè i tubettini rigati, e mi faccio queste cose, poi quando non mi va più cosa faccio? Prendo e la do al gatto o al cane, se se la mangiano, eh? Un altro giorno stava piovendo e cosa feci? Dicevo, mo mi devo fare questa pastina, non mandava più, e la buttai fuori al cane. Al cane, però il cane purtroppo, visto che pioveva, non se l'ha mangiata la pastina. E poi mamma disse la mattina, disse Anthony, perché hai dato la pastina al cane? Che poi il cane non se l'ha mangiata. E ho detto, sì, l'ho dovuta dare al cane perché non mandava più. Perché come al solito mi veniva da vomitare, perché mi era buttato e non mandava più la pastina. Però riguardo a noi, questa cosa non la facciamo troppo complicata, perché di solito queste cose si fanno solo con la concentrazione sui giochi. I giochi per la Sega Mega Drive fanno molto innervosire alle persone, quindi mi raccomando di non scaricarveli e di non farvi strane idee in testa, perché quando mi pare, quando mi riguarda, le cose sono molto complicate. Però io vi devo salutare, perché il video è 6-7 minuti e 2.